Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo un tutorial veramente interessante che mi è stato proposto da Maria Adele, che ringrazio. È un'idea utilissima per noi, come idea regalo è fantastica perché è un'idea molto originale ed è un prodotto che va a ruba nei mercatini o comunque per la vendita. E è facilissimo da fare e io vi darò durante il video tutti i consigli per poterlo personalizzare, perché vi faccio lo stesso oggetto in due versioni diverse. Un oggetto facilissimo, come vi dicevo, che potete fare con qualche ritaglio di tessuto. Poi alla fine del video vi do qualche consiglio in più sui tessuti che potete utilizzare per questo progetto. Seguite quindi passo passo come si fa e ascoltate tutti i miei consigli. Questo è un ritaglio di tessuto e devo staccare un rettangolo di 16x38 cm. Se avete tappetino e cutter sapete benissimo come fare, trovate anche il tutorial. Per chi non ha grandi strumenti, ecco, può utilizzare una squadra tipo questa qui che si utilizza a scuola. Come prima cosa si va proprio a, ci avviciniamo al bordo, scusate, ecco, mi avvicino così al bordo e traccio due linee perfettamente ortogonali. Nel mio caso il tessuto è ben squadrato, quindi queste linee non sono necessarie, altrimenti le tracciate per bene così. E poi a partire da questa linea in basso vado a misurare 16 centimetri, 1, 2, almeno 3 volte. E poi unisco questi punti e a partire dalla linea che ho invece qui misuro 38 centimetri, in questo caso vi consiglio di utilizzare il metro, quindi a partire dalla linea misuro 38 centimetri una e due volte, metto i due punti e li unisco sempre con questa riga, quindi traccio per bene questo rettangolo e poi vado a ritagliare proprio su questa linea tracciata. E vi ricordo che è di 16x38 cm, mi ritaglio un altro della stessa misura. In questo caso, per sovrapposizione, vi mettete su un altro pezzo di tessuto. Io vi consiglio un tessuto diverso, sovrapponete, mettete gli spilli e ritagliate praticamente allo stesso modo. Io ho preparato quest'altro tessuto. Come vi ripeto, vi consiglio di mettere due tessuti per riconoscere proprio l'esterno e l'interno. Vedete, sono identici. Nel mio caso i tessuti sono diciamo policotone e cotone, sono abbastanza leggeri, quindi vado a rinforzare con una teletta. Utilizzando questo tipo qui, ma è di 35 grammi per metro quadro e praticamente è un rotolo, come vedete è quasi la stessa misura, quindi sovrappongo il tessuto e ritaglio la teletta e poi la applico sul retro del tessuto. Se non avete questo tipo di teletta, utilizzate qualsiasi, anche quella di cotone va benissimo. Poi alla fine del video vi dico invece in quali casi non è consigliato, diciamo, rinforzare o comunque è anche superfluo e quali altri tipi di tessuto secondo me sono consigliati. Io, come vi ripeto, sto utilizzando dei tessuti di cotone, degli avanzi. Il ferro ben caldo, applico questa teletta. Allora, per le amiche che iniziano a cucire e che vogliono vedere il tutorial specifico, c'è proprio il tutorial dove vi parlo delle telette, di come si applicano e quant'altro. E trovate anche il tutorial per fare questo mini asse. Rinforzato un attimino, lo vado a sovrapporre all'altro pezzo di tessuto e lo faccio coincidere per bene e quindi li fisso insieme. Oppla. La cucitura che faccio è una cucitura con il punto dritto su tutto quanto il contorno. Lascerò semplicemente qui un'apertura di circa, ecco, 3-4 dita, che possono essere 8 centimetri forse, e infatti sono 7,5 centimetri. Quindi faccio la cucitura qui su tutto quanto il contorno. Se siete principianti, vi consiglio di utilizzare almeno questo per essere proprio sicure
di fare una cucitura ben fatta proprio vicino al bordo. Sto utilizzando un punto dritto della lunghezza di 3 mm. All'angolo interrompo la cucitura bloccandola per bene e poi riparto da dove c'è la cucitura, poi vado indietro, quindi blocco il punto e poi procedo. Quindi tutti i lati procedo allo stesso modo, bloccando il punto e poi cambiando direzione. Questo qui. Questo è il risultato. Vedete l'angolo come viene? Quindi elimino questi angoletti, anche perché il punto è bloccato e non si scuce. E poi giro sul dritto. Ho questo strumento che utilizzo sempre per girare gli angoli, ma potete utilizzare anche un ferro da calza. Le forbici bisogna fare un po' attenzione perché se hanno la punta possono essere, diciamo, possono rovinare il lavoro. Questo vale in generale. Questo invece, come vedete, ha una punta proprio specifica per questo. Inoltre, la parte posteriore dove c'è questa parte stondata è utile per le curve. Quindi, insomma, questo è uno strumento un po' più performante, diciamo così. Quindi, una volta girato, con questo io mando per bene fuori gli angoletti. Ecco qua. 1, 2 e così via, 3 e 4. Appiattisco per bene, come vedete questa apertura non è molto grande, quindi si sistema da sola e quindi faccio una bella cucitura tutto attorno. Il più possibile verso destra. Questo perché faccio una cucitura proprio vicinissima al bordo che servirà per ribattere, ma anche per chiudere la piccola apertura che ho lasciato. Quindi inizio la cucitura qui e poi procedo. Allora, io non ho messo né pinzette né spilli per bloccare il bordo, perché in questo caso, nel mio caso specifico, il tessuto, come vedete, non dà problemi e ha preso per bene la forma. Se necessario, perché rimane troppo, diciamo, è un po' ballerino, come dico io, potete mettere gli spilli e le pinzette. Quindi ecco, si procede così. In questo caso io non stacco come ho fatto prima la cucitura, perché vado in basso e giro il tessuto così. Quindi lo faccio in questo caso una cucitura continua e quindi procedo nell'altra direzione. Guarda, ve lo faccio vedere anche meglio. Il bordino, insomma, è venuto per bene. Quindi potrebbe essere anche un esercizio per fare, insomma, per chi inizia a cucire. Allora, questo che sto preparando è un velcro largo 2 centimetri. Io l'ho preso nero, però lo potete prendere anche di un colore abbinato. Avevo questo qui, vedete, è un pochino più corto di questa lunghezza. In particolare è di 32-31 centimetri e lo vado ad appoggiare. Allora, metterò su questa parte qui, quindi sulla parte interna, la parte un pochino più ruvida e la sistemo praticamente oltre la cucitura che ho fatto. Siccome questa è fatta per bene, non dovrei avere grandi problemi ad applicarlo. Ecco qua, metto una pinza, un'altra qui in fondo, lasciate la stessa quantità su un lato e sull'altro, quindi circa 3 centimetri, 2 centimetri e mezzo su un lato, 2 centimetri e mezzo. Giro e lo vado ad applicare su questa parte qui che è l'esterno, così, allo stesso modo, cioè ho applicato questo, in realtà questo l'ho messo un pochino più vicino al bordo. L'importante è che abbia la stessa quantità di, cioè che sia centrato rispetto a questa dimensione. Quindi questo su questo lato, questo come vedete sulla parte interna, sul lato opposto.
Ho impostato nuovamente il lago centrale, punto dritto, lunghezza 3. In questo caso ho utilizzato anche un ago un pochino più robusto se stavate utilizzando un ago diciamo più sottile, quello per il cotone ovviamente. E adesso blocco oppure quello universale, almeno nel mio caso perché questi materiali stavo utilizzando. E quindi mi muovo con una cucitura con il punto dritto proprio su questa parte piatta del velcro. Vedete, si cuce senza problemi. Alla fine aglio in basso, giro e procedo nell'altra direzione. Ago in basso e vado anche qui sulla parte dove non ci sono praticamente i dentini. Io ho semplicemente abbassato la velocità, quindi per il resto è una semplicissima cucitura. Si gira. Questo è attaccato e questo è sull'altro lato. Ovviamente per questo faccio la stessa operazione, così come è fissato, faccio la cucitura tutto attorno. Ecco come si presenta. E adesso questo simula il carrello della spesa, no? Che adesso per una questione di igiene può essere utile. Si gira così sul carrello e poi si va a sovrapporre. Quindi possiamo portare tranquillamente il carrello della spesa in maniera igienica e una volta che abbiamo fatto la spesa ricordiamo di rimettere questo in borsa. Quindi lo richiudiamo in questa maniera e lo sistemiamo all'interno della borsa. Ora voglio mostrarvi una versione un pochino diversa, quindi una piccola variante con qualche accessorio in più. Quindi ho preparato come prima due pezzi di tessuto di cotone, questo l'ho strutturato leggermente e le misure però le ho fatte un pochino diverse, cioè come larghezza ho mantenuto i 38 centimetri, ma come altezza ho portato a 20 centimetri. Scusate, 19 centimetri, quindi a 19 centimetri. Questo perché farò una chiusura di tipo diverso. E poi uno e due pezzi di stoffa, questi non rinforzati e hanno le stesse misure, in particolare di 15 centimetri per 21. E poi questo pezzo qui di stoffa che utilizzerò per mettere il gancetto. Questo è indicativo ovviamente ed è di 5 per 7 centimetri. Allora, questo visto che già l'ho preso, lo richiudo così perfettamente a metà e poi lo giro questo lato e questo di nuovo così e quindi faccio due cuciture per bloccarlo bene. Per quanto riguarda questi due tessuti, invece, io sistemo qui se c'è un alto del tessuto su questa parte alta, vado a far coincidere e una cucitura per unirli. Quindi faccio questa cucitura con il punto dritto a bordo piedino, poi apro, sistemo per bene così. E procedo con una cucitura per ribattere. Anche in questo caso vado a bordo piedino. Ho fatto questa cucitura e ho anche ribattuto e questa parte qui, idem. Ora io sistemo in questo modo, questa sarà la parte che rimane all'esterno,
La vado a richiudere così, lasciando qualche centimetro. In particolare lascerò 4 centimetri, quindi metto a 4 centimetri dalla parte alta e a 4 centimetri anche di qua. Blocco. E poi riporto questo così in alto. Quindi così. E qui vado a ripinzare per bene. Importante far arrivare comunque anche quest'altro tessuto allineato con questo. E adesso faccio una cucitura su questo lato e su questo lato qui. Sempre cucitura con il punto dritto a bordo piedino. Sia su questo lato che su quest'altro qui, mentre in alto lascio proprio aperto. Adesso giro così sul dritto. Se non esce bene, si può eliminare l'angoletto. Anzi, guardate, queste forbici sono proprio l'ideale. Queste sono fantastiche, queste forbici. Fra quelle che utilizzo per questi piccoli ritagli, sicuramente sono quelle più indicate perché sono abbastanza rigide, dure, veramente molto carine. Quindi giro così sul dritto. Questa sorta di taschina che qua rimane aperta. Potete ovviamente fare un'ulteriore cucitura qui per chiudere proprio sul dritto. Comunque, in ogni caso, va rintracciato il punto medio, quindi metto uno spillo e anche su questo tessuto da questo punto qui sistemo dritto su dritto, cioè quello che voglio vedere sul dritto, cioè la parte con la tasca va così, e blocco tutto insieme. E poi sistemo anche questo gancettino qui, lo metto proprio qua sul lato a qualche centimetro. E adesso faccio questa cucitura e questa. Così, perché andrò a mettere questo tipo di gancio che poi si apre e si può inserire successivamente. Se invece volete utilizzare questi ganci qui con l'anello chiuso, quindi non vi dà la possibilità di inserirlo successivamente, bisogna inserire prima il gancio e poi fare questa cucitura. Quindi questo va detto. E adesso procedo come prima, cioè unisco dritto su dritto i due tessuti. Faccio una cucitura tutto attorno e qui lascio l'apertura per poter risvoltare. Girato sul dritto, portatevi per bene fuori gli angoletti, faccio una bella cucitura per ribattere tutto attorno come ho fatto prima. In più c'è questo che poi vi faccio vedere a cosa serve. Qui ribattuto il mio lavoro e ovviamente inserisco questo con l'anellino, lo vado ad inserire qui. Altra cosa che devo fare è sistemare i bottoni a pressione, perché in questo caso sono preferibili, oppure si può mettere, come abbiamo fatto prima, il velcro, con qui la versione con i bottoncini a pressione. Messi questi due sugli angoli, questi sono a circa 10 centimetri, comunque prima della tasca, e sono più che sufficiente 4. Vedete, sono facilissimi sia da aprire che poi da richiudere attorno al manico del carrello, e questa parte rimane così appesa. Io il gancetto l'ho messo qui, ma in realtà lo potete attaccare anche qui alla tasca. Una volta che l'abbiamo utilizzato, in maniera semplicissima si stacca e si richiude in un attimo. Si manda così sul retro e poi questo si infila all'interno della tasca. Ed ecco qua, lo mettiamo in borsa. Questa è tutta la parte, diciamo, esterna, quindi la parte a contatto con il carrello non si vedrà. Se lo vogliamo agganciare ad un gancetto, insomma, lo possiamo fare con questo e lo possiamo quindi portare facilmente in borsa. Questo gancio, come vi dicevo, lo possiamo applicare anche qui sulla tasca.
Lo stesso tipo di accessorio lo possiamo poi fare anche con il velcro e metterlo anche in questo caso su questo lato e su questo e richiudere così. Se mettete la tasca vi consiglio di mettere questo tipo di chiusura e non questo qui che si avvolge attorno al carrelletto. Insomma, potete combinare un pochino insieme le varie alternative. Con i bottoncini vi ricordo che io ho aggiunto qualche centimetro. Guardate le misure iniziali di questo pannello e di questo. Quindi, insomma, se andiamo al supermercato, sia per noi e se abbiamo i bambini in special modo, se toccano con le manine la parte del carrello, insomma, rimane abbastanza protetto. L'idea che vi volevo dire in più è quella di utilizzare o dei semplici ritagli di cotone stabilizzati come vi ho fatto vedere, oppure rimane utilissimo anche in questo caso da utilizzare il tessuto che vi ho fatto vedere in questo progetto, cioè il tessuto di cotone ma impermeabilizzato, perché in quel caso non è necessario lavarlo tanto spesso, basta passare poi semplicemente un prodotto igienizzante. E quindi lo possiamo diciamo lavare di tanto in tanto, ma si igienizza molto più facilmente, mentre questo per igienizzarlo è necessario ogni volta lavarlo. Scegliete la versione che vi piace di più e secondo me questa è una bellissima idea da regalare a Natale, in altre occasioni, sia alle colleghe, alle amiche e per chi fa i mercatini sicuramente è un oggetto molto particolare da portare anche nei mercatini. Potete abbinare per esempio la busta della spesa con gli stessi tessuti, insomma potete fare dei coordinati fantastici. Amiche, io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto ed attivare eventualmente la campanellina, così vi arrivano le notifiche per i nuovi tutorial che io vi propongo. Questo mi è stato proposto da Maria Adele, in realtà in questa versione più semplice, e io poi ho voluto creare questa qui un pochino più personalizzata. Se quindi avete delle idee da mandarmi, mandatele nell'indirizzo mail che trovate qui nella casella delle informazioni oppure su Facebook sui messaggi. Io poi le elaboro, insomma, cerco di creare qualcosa di carino per voi. Come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amiche, a presto!